Buongiorno. Che ore sono? Dormito 26 minuti. Scaraventati giù dal pullman, con gli occhi rotti, saliti al volo su due motorini, non sono neanche riuscito a filmarlo, non guidati da noi, due motorini guidati da due vietnamiti che sfrecciavano in mezzo alle vie di Whee! Siamo stati mollati fuori dalle mura della cittadella e quindi adesso a piedi dobbiamo andare all'ostello. Abbiamo lasciato i bagagli in ostello. Qua è pieno di caffè, ragazzi, a UE. La tipa ci ha portato il menù. Contestualmente è rimasta ferma qua ad aspettare che noi ordiniamo. In Vietnam devono essere abituati che vanno in un posto sapendo già che cosa vogliono ordinare. Franci ha preso una cosa che pensava fosse calda e invece è fredda. E io pure. Un tè alla pesca. E Franci ha preso un Saigon Coffee. Poi tra l'altro ci hanno anche portato complimentari. Un jasmine tea caldo. Ho la sensazione che questa città sia un pochettino più stilosa delle altre città vietnamite. Noi in questo momento siamo dentro la cittadella, praticamente è un quadratone gigante. Adesso entriamo dentro, appena apre, e ci giriamo un po' tutto quanto. Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe when it clicked on the trot over in the bright morning dew. Two tickets for the combo number one. 8.10, 8.20, 8.30, 8.40. Abbiamo speso tutti i nostri averi per entrare nel Royal Palace, d'altronde è Royal. Urge un prelievo ATM. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual arrangement we both saw into. Io adoro quando mi mettono i plastici. Allora, noi siamo qui e proseguiremo in senso anti-orario. Questi erano dei timbri per validare i documenti reali, in oro, argento e gemme preziose. Lì ti fa vedere l'oggetto e come viene il timbro. E questo, raga, è un plastico ancora più grosso. Sembra un posto enorme a giudicare anche dai plastici, ed effettivamente lo è. Però molte cose non ci sono più, sono distrutte, sono in ristrutturazione, quindi alla fine massimo una giornata ve la cavate. But can she walk in the fire? Can she run in the rain? Can she make it up the mountainside? Can she make it down again? I have often wondered if she'll go and jump the fence. Will she keep on moving onward or stay in what could have been? Vi ho detto un giorno perché così dice la Lonely e le persone a cui abbiamo chiesto, ma in realtà secondo me ci mettiamo molto meno. Detto che noi non ci fermiamo a leggere tutte le didascalie di tutti i quadri, di tutte le robe, perché siamo due bestie. Tu in particolare? Sì. Sei nata torta? E morirò quadrata. Allora, detto che non si fanno paragoni, siamo nell'area dei giardini. Sarà che io sono rimasto molto ben impressionato dai giardini giapponesi? Sì, carini, ma mi aspettavo tutta un'altra cosa. Documenti scritti in nom, in cinese, in vietnamita e in francese. Nous avons l'honneur de porter à l'autre connaissance de votre majesté. Mica che pronunciation. Broke my arm in December, we were running for the thrill. You turned in the canyon to the snowbank where I fell. Even still, I remember knowing she could feel it too. Was a mutual arrangement, we both knew what to do. Ritorno dal Royal Palace, ci hanno dato la stanza, vediamo di cosa si tratta. Beh, dai, i metri quadri ci sono, ventilatore c'è, condizionatore c'è, per me è un sì.
giunge l'ora di pranzo. Siamo in un posto dove c'è mezzo Vietnam, sì, credo. Sperando di azzeccarci, siamo venuti in un posto consigliatoci da voi, famosissimo presso i vietnamiti, ma penso che saremo gli unici due stranieri. Sono in pratica delle palafitte sull'acqua, fanno principalmente solo pesce, piatti di pesce. Ora la nostra bravura sarà cercare di capire che cacchio ordiniamo, visto che è tutto scritto in vietnamita. Il ban ep kakin, chip chip ap sa, kuak sao mien, ok? Chissà che cosa ho ordinato. Se andate a vedere il sito, che è tutto in vietnamita, abbiamo ordinato questo che dovrebbe essere granchio, queste che dovrebbero essere cozze o vongole, e questo qua che è tipo una torta con un pesce sopra. Qua è un'esperienza anche ordinare da mangiare. Thank you. Ho detto, non è che per caso hai apri bottiglie, mi ha aperto una birra con il bordo del tavolo. Allora, primo piatto, non sia mai che ci abbiamo azzeccato. Vongole, sale e limone? Proviamo. Una impurezza. Fresco? Buone, sì. Hanno questo brodo che sa di limone, di lemongrass, molto buono. C'è questo simpatico tavolo. Bye. Questo simpatico tavolo di vietnamiti, tutti vestiti anche con la camicia e con l'abito, quindi forse sono tipo impiegati. Hanno tenuto a venire qua e ci ha stretto la mano. Spero che sia un bel gesto. Spero che non voglia dire tu hai chiuso qua, tu non esci da qua. No, sono stati molto carini. E anche piccantino. Buono ragazzi. Arrivano altri due piatti. Ok. Bello. Tortino di pesce. Raga, secondo voi il sale e il limone lime nelle vongole? Il sale io nelle vongole tendenzialmente non lo metterei. Forse è tipo tequila sal limone. Cioè mi devo mettere il sale qua, ciucciare il limone e poi mangiare la vongola. Questa cosa andrebbe chiesta, ma non so in quale lingua. Ah ok. E questo? Ok. Ah ok, ci ha spiegato che il limone va spremuto nel sale e poi vanno prese le vongole e vanno cucciate qua dentro. Mi sembra comunque un po' strano, proviamo. Il limone ci sta di brutto. La parte salata, che onestamente le vongole sono già salate, forse non ho capito perfettamente come devo fare. Poi è arrivato il granchio con i vermicelli e verdure varie. Sembra molto bello, sono molto contento di aver trovato questo posto, anzi di avere voi che ci suggerite dove andare. Allora il chip chip, cioè il piatto di clams, di vongole, mega promosso. Vediamo se anche il brodo si beve, lo proviamo. Si beve, sì, è squisito. È piccante e sa di lemongrass. La domanda è, ma questo pesce si mangia tutto? C'è una lisca di un certo livello, eh? Secondo me no. Vedi? Oh, poi magari loro se lo mangiano tutto, eh? Non lo escluderei. Beh, la testa forse la rimuoverei. Assaggiamo prima la pastella. Super croccante. Un pochetto di questa qua, basta. Erano più goduriose le vongole, però anche questo non è male. Raga, assaggiamo anche i vermicelli di gambero. Scusate, di granchio. Sono buoni? Questi bomba. Bravo Gianni che hai studiato a casa prima di venire qua. Comunque voglio pensare che il signore anziano che ha voluto darci la mano, secondo me si voleva complimentare, cioè era come per dire bravi che siete venuti nel posto giusto. Voglio dargli questa chiave di lettura. Ti piacciono quelli al crab? Tantissimo. Hanno anche le noccioline, ragazzi, sono buonissimi. Posto promosso, abbiamo speso 367.000 dong. Pensavamo di più, onestamente. Solo vietnamiti, però ragazzi, qua si mangia bene. Dovete farvi una certa vasca in motorino, non è proprio vicinissimo, però merita. Ora porto Gianni a vedere le tombe. Wow. Entusiasmo. No, ragazzi, restate, che sicuramente ci sarà da scassarsi dalle risate. Mi sdraio a fianco all'imperatore e mi schiaccio un pisolo. Sarà il mausoleo dell'imperatore e il mio anche. Siamo arrivati col motorino, ci siamo fatti 30 km in scooter praticamente. 3 minuti di camminata da qui. Solo cambiò quando vinieron los comunistas, quando in ultimo emperador rapico. Ci accodiamo al tour spagnolo, tanto lo capiamo lo stesso. Sì, no? Tanto lo capiamo lo stesso, ma possiamo dire se che non lo capiamo. No, siamo italiani, esatto. Io quella alla fragola la provo ad assaggiare, lo posso? O al mango. E io prendo banana. Questi sono gelati coreani, già, no? Gelatino che ci dà la forza per affrontare il mausoleo. Numero uno, un parallelepipedo, cos'è? Si può fare? Sì, è buono. Che cosa buonissima. Sai qual è la figata di questo posto? Il gelato. Che brutta persona. Io devo rimanere fuori perché ho le spalle scoperte. Potrei mettermi la giacca a vento, ma penso che morirei. Entro e te lo racconto io. Donna, ci penso io. She had a star on the forehead that was easy for me. When I let down into her hazel eyes.
teche, tazze, vasi. Però hanno fatto entrare te con i pantaloncini corti, non riesco a capire perché questa discriminazione. Vorrebbero da mangiare le carpette. Sono grassocce, vorrebbero da mangiare le carpette. Secondo me è là la tomba. Circondata da... Circondata da? We had a deep understanding, never had to use a bit. It was a mutual arrangement and an honest respect. Praticamente dentro queste mura qua circolari c'è la tomba dell'imperatore. La porta viene aperta una volta l'anno in occasione dell'anniversario della morte. Oggi non è l'anniversario della morte. Oggi cos'è? Oggi è il suo compleanno, quindi la nostra avventura finisce qui. E quindi gelato in onore dell'imperatore. Non so se per queste affermazioni di banneranno il Vietnam bannerà. A grande richiesta, nuovo gelatino coreano. Lo assaggio io per te, Gianni. Perché Francia ha detto io non lo voglio, prendilo solo tu e poi me lo mangia lei. La storia della mia vita. Can she walk in the fire? Can she run in the rain? Can she make it up the mountainside? Can she make it down again? Che gentilezza, e non se l'aspettano. Le rubinette, e voi direte cosa vuol dire le rubinette? Vuol dire il rubinetto. C'è anche un disegno. Comunque ragazzi, poi dobbiamo fare una parentesi tutorial su come guidare i motorini qua in Vietnam, più avanti. Ragazzi, parte la serata street food a Wei! È una città ricca di posti dove mangiare lo street food. Il primo posto dove fanno il Bang Seo e il Nem Lui. Da una signora che ho trovato grazie alle mie conoscenze. Allora, Franci mi parte con l'insalatina. Sweet and sour, dolce e acida. Buona, non so se faccio bene a mangiarla così. Allora, Gianno, spiegaci un attimo. Allora, ragazzi, questi qua sono i Nem Lui ed è un piatto da montare, tra virgolette. Sono degli spiedini di maiale. Sono da avvolgere dentro questi fogli di pasta vietnamita insieme all'insalata che Franci si stava sbafando. Le altre verdure, dopo che hai fatto il roll, lo stiri dal bastoncino del maiale e lo inzuppi qui dentro. Questa qua è una salsina di noccioline e di altra roba. Okay. Non vedo l'ora. Allora, Franci, tu che sei più abile manualmente, sei l'addetta alla preparazione dei roll. Ok, allora ragazzi, complimenti per l'ottimo acquisto. Uno. Sembrano i guanti trasparenti che ti danno quando vai al reparto ortofrutta. Quelli che usi per fare benzina. Verdurine. Erbe a nastro, ok. Avvolgimi tutto cose. Sfilo. Sì, esatto. E inzuppo. Quando azzecco i posti dello street food mi sento come Giroux che segna Reggio Emilia. Lo spiedino di carne è buonissimo. Le erbe buonissime. Tra l'altro cena strameritata, raga, perché per arrivare fin qua in motorino abbiamo rischiato la pellaccia. Nel senso che guidare in motorino nelle città in Vietnam è veramente un'esperienza. Ma no, cioè, guidano come dei pazzi, non nel senso che vanno forte, ma nel senso che non esiste il codice della strada. Cioè non esistono i semafori, non esiste la precedenza per i pedoni. Tu devi azzeccare i tempi di chi ti sta davanti, dietro, a destra e a sinistra. Sia che tu sia un pedone, sia che tu sia uno su un motorino. Se freni, sei finito. Cioè tu devi continuare ad andare, seguire il flow, come se fossi un pesce nella corrente. Ma veniamo al mio assaggio. Super piacevole. Avete la croccantezza delle verdure, che sono anche fresche. La carne di maiale si tuffa veramente bene con questa salsina a gusto nocciole, noccioline. Buono. È arrivata anche una vagonata di Bang Seo. Sono fatte con burro e uova fondamentalmente. E dentro la regola è che vale tutto. Ci si mette un po' quello che vuoi. Il chicken, il pork, il beef, le uova. Quello che ti pare, insomma. In questo caso vedo delle uova di quaglia, dei germogli di soia, dei gamberetti. Ah, ma sono crispy. Fammi dare un altro morso. Hanno un buon gusto, perché gli ingredienti dentro sono buoni. Chiaramente l'esterno è una roba da far diventare trasparenti i muri. La croccantezza si avverte, anche l'untuosità si avverte. Come potete vedere brilla di luce propria. Secondo me in abbinamento con un po' di acidino è buono. Thank you. Ormai ghiaccio non ti temiamo. Siamo qua da 10 giorni, ormai gli anticorpi se siamo fatti. Effettivamente il signore ci ha portato una salsina dove pucciare i Bang Seo e devo dire che assumono tutto un altro sapore.
visto la Sprite. Perché avevo voglia di festa delle medie. E la bottiglia che non si beve mai nessuno. Se avete sete lì c'è l'acqua e c'è anche il bicchiere. Voi direte, ma il bicchiere di chi? Il bicchiere di chi ha sete. Ho trovato su YouTube il video di questa signora con suo marito che facevano questi due piatti. Ed è un video che risale, 2017 tipo. Pensato, figurati, vado in quello spot lì, non ci saranno più... Magari non c'è niente, oppure invece ci sono ancora loro due che fanno ancora quelle cose lì, fantastico. Abbiamo pagato per tutto quello che avete visto, quindi Banxeo, i Nemlui, le due Sprite, 144.000 dong, circa 7 euro. Posto mega sincero, noi ci vediamo al video di settimana prossima, che sarà su... Franci, vuoi aggiungere qualcosa? Faccio io... Buonanotte. Buonanotte.